Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Tieni divina volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dare tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste, Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con spiriti più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretta la tua mano materna guidare tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 12, 24 gennaio 1921. Figlia mia, il primo fiat fu detto nella creazione, senza intervento di alcuna creatura. Il secondo fiat fu detto nella redenzione, volli l'intervento della creatura e scelsi la mia mamma come compimento del secondo fiat. Ora a compimento voglio dire il terzo fiat e lo voglio dire per mezzo tuo. Ho scelto te per compimento del terzo fiat. Questo fiat farà completare la gloria e l'onore del fiat della creazione e
e sarà conferma e sviluppo di tutti, del fiat, della redenzione. Questi tre fiat adombreranno la sacrosanta Trinità sulla terra, e avrò il fiat voluntas tua come in cielo, così in terra. Questi tre fiat saranno inseparabili, uno sarà vita dell'altro, saranno uno e trino, ma distinti tra loro. Il mio amore lo vuole, la mia gloria lo esige, che avendo sprigionato dal seno della mia potenza creatrice i primi due fiat, vuole sprigionare il terzo fiat, non potendolo più contenere il mio amore, e questo per completare l'opera da me uscita, altrimenti resterebbe incompleta l'opera della creazione e della redenzione. Io nel sentire ciò sono rimasta non solo confusa, ma come stordita, e dicevo tra me: possibile tutto questo? Ce ne sono tanti. E se ciò è vero che ha scelto me, mi sembra che sia una delle solite pazzie di Gesù. E poi che cosa potrei fare, dire dentro di un letto, mezzo storpiata ed inetta quale sono? Potrei io far fronte alla molteplicità ed infinità del fiat della creazione e redenzione? Essendo il mio fiat simile agli altri due fiat, io devo correre insieme con loro, moltiplicarmi con loro, fare il bene che fanno loro, intrecciarmi con loro. Gesù, ma pensa che fai? Io non sono da tanto. Ma chi può dire a tutti gli spropositi che dicevo? Ora il mio dolce Gesù è ritornato e mi ha detto: figlia mia, calmati. Io scelgo chi mi piace. Sappi però che tutte le mie opere le incomincio tra me ed una sola creatura, e poi vengono diffusi. Difatti, chi fu il primo spettatore del fiat della mia creazione? Adamo e poi Eva, non fu certo una moltitudine di genti. Dopo anni e anni sono stati spettatrici turbi e moltitudine di popoli. E nel secondo fiat fu solo la mia mamma la sola spettatrice. Neppure San Giuseppe seppe nulla, e la mia mamma si trovava più che nelle due condizioni. Era tanta la grandezza della forza creatrice dell'opera mia che sentiva in sé, che confusa non sentiva la forza di farne parola a nessuna. E se poi San Giuseppe lo seppe, fu perché io glielo manifestai. Onde nel suo seno virginale, come seme, germogliò questo fiat, se ne formò la spiga per moltiplicarlo, e poi, alla luce del giorno, uscì. Ma chi furono gli spettatori? Pochissimi. Nella stanza di Nazareth i soli spettatori erano la mia cara mamma e San Giuseppe. Quando la mia umanità crebbe, uscì e mi feci conoscere, ma non a tutti. Poi si diffuse di più e si diffonderà ancora. Così sarà del terzo fiat. Germoglierà in te, si formerà la spiga. Solo il sacerdote ne avrà conoscenza. Poi poche anime, poi si diffonderà e farà la stessa via della creazione e della redenzione. Quanto più ti senti schiacciata, tanto più cresce in te e si feconda la spiga del terzo fiat. Perciò sii attenta e fedele. Libro dodicesimo, 2 febbraio 1921. Figlia mia, certo nel mio volere c'è la forza creatrice. Da dentro un solo mio fiat uscirono miliardi e miliardi di stelle. Dal fiat Michi della mia mamma, dal quale la mia redenzione ebbe origine, escono miliardi e miliardi di atti di grazia che si comunicano alle anime. Questi atti di grazia sono più belli, più risplendenti, più multiformi delle stelle, e mentre le stelle sono fisse e non si moltiplicano, gli atti della grazia si moltiplicano all'infinito in ogni istante, corrono, allietano le creature, le felicitano, le fortificano e danno loro vita. Ah, se le creature potessero vedere nell'ordine soprannaturale della grazia, sentirebbero tali armonie, vedrebbero tale spettacolo incantevole da credere che fosse il loro paradiso. Ora anche il terzo fiat deve correre insieme con gli altri due. Deve moltiplicarsi all'infinito in ogni istante, deve dare tanti atti. Per quanti atti di grazia si sprigionano dal mio seno, per quante stelle, per quante gocce d'acqua e per quante cose create, sprigionò il fiato della creazione. Deve confondersi insieme e dire: quanti atti siete voi, tanti ne faccio anch'io. Questi tre fiat hanno lo stesso valore e potere. Tu scomparisci. È il fiat che agisce, perciò anche tu nel mio fiat onnipotente puoi dire: voglio creare tanto amore, tante adorazioni, tante benedizioni, tanta gloria al mio Dio, per poter supplire a tutti e a tutto. I tuoi atti riempiranno cielo e terra.
si moltiplicheranno con gli atti della creazione e della redenzione e se ne faranno uno solo. Parrà sorprendente ed incredibile a taluni tutto ciò, e allora dovrebbero mettere in dubbio la mia potenza creatrice. E poi, quando sono io che lo voglio, che do questo potere, ogni dubbio cessa. Non sono forse libero di fare ciò che voglio, di dare a chi voglio? Tu sii attenta. Io starò con te, ti adombrerò con la mia forza creatrice e compirò ciò che voglio su di te. Bene, questi splendidi brani sono molto molto profondi. La figura della Madonna è presente in essi come protagonista, come abbiamo visto, del Fiat Michi, quindi del Fiat Redimente, ma si dilatano, ecco, entrambi questi brani nella comprensione proprio di quello che è il Fiat Divino, il Fiat Supremo, nelle sue tre dimensioni che Gesù ha assai opportunamente, profondamente paragonato al mistero della Santissima Trinità. Noi sappiamo che nel mistero della Santissima Trinità c'è un solo Dio in tre persone uguali e distinte. Sono uno, ma sono tre persone, appunto, in cui l'unica differenza che c'è tra esse è la distinzione in base alla relazione d'origine. Sono concetti, insomma, purtroppo in questo mondo più di questo non possiamo dire. Cioè, il Padre è innascibile, il Figlio è generato dal Padre e lo Spirito Santo procede dal Padre e dal Figlio. Queste sono le uniche distinzioni tra i tre. Ma la stessa è la potenza, la stessa è la gloria, la stessa è la sapienza, la stessa è la bellezza, la stessa è la bontà, eccetera, eccetera. Nella Trinità non c'è né più né meno, né più grande né più piccolo, né prima né dopo. Ecco, c'è un'uguaglianza assoluta, salva la distinzione delle persone reali in base appunto alle relazioni d'origine. Ed è importantissimo paragonare questo a quello che è accaduto con i tre Fiat, perché significa che sono una unità pur essendo realmente distinti tra di loro, come spiega Gesù. Perché il Fiat creante si è manifestato nella creazione, ed ecco perché noi in tutta la creazione possiamo e dobbiamo andare a trovare all'infinito tutte le forme di manifestazione dell'amore di Dio, perché quando la divina volontà si muove, sprigiona amore verso di noi. Possiamo e dobbiamo andarle a trovare, possiamo e dobbiamo farle nostre, possiamo e dobbiamo ricambiarle personalmente nella stessa creazione e a nome di tutte le persone presenti, passate e future, che tale operazione spirituale, quindi di accoglienza del ti amo di Dio e di ricambio di esso, non faranno. Poi c'è il Fiat della Redenzione, il Fiat Michi. Noi sappiamo che questo è stato causato dalla tragedia, ecco, del peccato originale e di tutti i peccati che da esso hanno preso vita, che hanno reso necessario un'operazione di restaurazione, quindi di riconciliazione tra Dio e l'uomo, e di quel dialogo interrotto e di soprattutto restituzione della grazia perduta. Operazione decisa ab eterno dalla Santissima Trinità, come spiegano i santi e i dottori, perché il peccato dell'uomo era stato previsto, non è stato un incidente di percorso, perché a Dio non sfuggono queste cose, e con esso quindi la redenzione, il rimedio, che è quello che ha fatto Gesù con il concorso di Maria Santissima, un concorso efficace, perché lei ha pronunciato personalmente a Ciancilla Domini Fiat Michi secondo il Verbum Tuum, quindi è stato l'alter ego umano, ecco, del divino decreto che aveva stabilito l'incarnazione concordemente tra le tre persone divine, in particolare con l'atto di assenso della seconda persona della Santissima Trinità, che era poi
colui che concretamente è stato interessato dall'incarnazione, e sappiamo che questa opera ha causato la giustificazione dell'uomo, quindi il perdono dei peccati e il recupero della grazia perduta. Sappiamo però di questo ne facciamo esperienze, di questo ne è maestra la Chiesa, nei documenti ufficiali, su questi temi, insomma, soprattutto è sempre bene rinfrescare, come fa anche il Catechismo della Chiesa Cattolica, quanto la Chiesa insegnò a suo tempo nel Concilio di Trento. La grazia ce la riabbiamo e siamo realmente giustificati, quindi siamo fatti giusti, però rimangono vive in noi tutte quante le conseguenze del peccato originale, i fomiti, le passioni, la concupiscenza, la volontà rimasta debole, per cui la grazia l'aiuta, però fa fatica ad acquisire le virtù, a combattere contro il male, e per cui l'uomo redento si trova, come diceva Sant'Agostino, nella condizione di poter non peccare, quindi se vuole può non peccare, ma questo gli costa fatica. Chi va a messa tutti i giorni, in questi giorni avrà sentito una lettera agli ebrei, sarà che non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato, cioè a volte, come si dice nel parlare comune, per non peccare bisogna sputare sangue, quindi bisogna fare dei sacrifici grossi, perché il peccato è allettante, costa fatica dirgli di no. Questa è la condizione dell'uomo redento, no? Che certamente è già una grandissima cosa, perché la condizione dell'uomo decaduto e peccatore era ben miserevole, come diceva sempre Sant'Agostino, l'uomo non giustificato non può non peccare, non ce la farà mai, non si può dare la salvezza da solo, non si può restituire la grazia da solo, non può compiere opere buone in senso completo e meritorio davanti a Dio, non ce la può fare. Ecco, ma questo è molto, ma non è ancora una vita bella, non è una vita pienamente felice, non è una vita divina, non ha nulla ancora a che vedere con quello che avevano i nostri progenitori prima della caduta, cioè quando vivevano in intima comunione con Dio, fusi con la divina volontà, padroni di se stessi, senza sentire la violenza delle passioni. E questo è il terzo Fiat, il Fiat santificante, come Gesù spiega: avrò il Fiat voluntas tua come in cielo così in terra. Questo Fiat santificante, noi sappiamo, Gesù lo ha voluto appunto misteriosamente, nascostamente, diciamo, no? Inserire nel Padre nostro con una frase che se uno ci pensa è chiaro che è così, no? Dice: sia fatta la tua volontà. Attenzione, come? In terra come in cielo. In cielo c'è un'adesione perfettissima ai divini voleri. Tornando all'esempio di Sant'Agostino, l'uomo non giustificato non può non peccare, l'uomo giustificato può non peccare, ma l'uomo glorificato non può peccare perché partecipa della assoluta perfezione di Dio, per cui Dio tutto può fare meno che peccare, perché peccare non è una possibilità intelligente, peccare è una cosa da stupidi, da idioti, è causare il male, d'accordo? E Dio questo non lo farà mai perché non è stupido, d'accordo? E non ha nessuna forza che possa ingannarlo o attrarlo proditoriamente verso il compimento di qualcosa di sbagliato. In paradiso i beati che sono a contatto diretto con la divina essenza, perché la vedono faccia a faccia, ne partecipano le sue proprietà e quindi diventano impeccabili. Ma allora dire sia fatta la tua volontà in terra come viene fatto in cielo, che significa? Significa avvicinarsi molto a questo modello, no? E quindi che significa? Significa cominciare a gustare una certa anticipazione, certamente lontana, però reale, della beatitudine, significa cominciare a beneficiare di una certa onnipotenza, non nel senso che diventiamo i padri eterni o che facciamo i miracoli, ma
nel senso che diventiamo potenti, per grazia divina ovviamente, per la potenza del fiat, contro il male. Quindi i peccati cominciano a fare le valigie e le passioni cominciano a perdere vigore, a perdere forza, le debolezze ad essere superate, le infermità ad essere vinte. Questa è la vita. Poi appunto nella divina volontà. E qui Gesù poi spiega un'altra cosa molto importante che è, come dire, finalizzata a comprendere il suo stile, no? Lo stile divino proprio nelle opere appunto della sua volontà. Ho creato Adamo ed Eva, loro erano consapevoli di tutto quello che avevo fatto nella creazione, quindi. Certo, l'uomo da un lato è il vertice della creazione, no? Quindi il fiat creante è stato pronunciato con un atto solo, tra l'altro, lo spiega Gesù, no? Quindi con un atto escono fuori miliardi e miliardi di stelle. Adamo, che rappresenta il vertice della creazione, secondo il racconto della Genesi, quindi il culmine, il re del creato, certamente insieme ad Eva assiste, prende coscienza di tutto questo, anche perché viveva nella divina volontà e quindi ne può beneficiare, poi certamente cade e quando è che le opere della creazione sono state, diciamo così, conosciute da tutti gli uomini nel corso chiaramente del tempo, no? Così il fiat redimente, bellissimo, dice Gesù, con una parola sola, quindi con un solo fiat, pronunciato dal cielo e ratificato dalla Madonna, vengono generati miliardi e miliardi di atti di grazia. Quindi miliardi e miliardi di atti di grazia che noi chiaramente non possiamo vedere, cioè le opere del fiat creante qualcosa possiamo vedere, ma anche i nostri scienziati che insomma sono arrivati anche, adesso io non so i dati precisi, non vorrei essere imperfetto, no? Ma vedono stelle anche a milioni di anni luce attraverso le strumentazioni esistenti, no? Però, a quanto ne so, e questa insomma è una notizia abbastanza attendibile perché gli scienziati sono consapevoli che dell'universo conosciamo poco. Certo, oggi siamo andati a conoscere gli atomi, a conoscere le leggi dell'energia, la velocità della luce, cioè tutte queste cose che gli scienziati, insomma, hanno, come dire, in qualche modo staccato dalla dimensione della fede, in realtà non lo sono, eh. Cioè, la velocità della luce è creazione di Dio, la struttura di un atomo è fiat creante, la struttura del DNA è fiat creante, l'energia è fiat creante, d'accordo? L'universo è fiat creante, le galassie sono fiat creante, il Sole è fiat creante, la velocità con cui la Terra gira intorno al Sole, 108.000 km l'ora, è fiat creante, la velocità con cui la Terra gira su se stessa, poco meno di 1.700 km all'ora, è fiat creante, d'accordo? Non dimentici, non c'è, cioè, attenzione, eh. Quindi tutte queste opere, tuttora, cioè, quando è che l'uomo ha conosciuto il fiat? Stiamo ancora in atto a conoscere il fiat creante. Ed è molto più, scusate, quello che non conosciamo di quello che conosciamo. Ci sono tantissime leggi, senza nessun dubbio, fisiche, chimiche, d'accordo, che l'uomo non conosce. Perché la medicina ha fatto progressi? Che cos'è la medicina? Cosa sono i farmaci? Sono reazioni chimiche. Perché conosciamo la chimica? E che cos'è la chimica? È fiat creante, cioè le varie sostanze chimiche, è questo, eh. Cioè, ci sono una serie di, cioè, quando uno sta male, che prende le medicine, ci sono una serie di agenti chimici che sono in grado di eliminare, di distruggere altri agenti chimici patogeni. Noi non ci pensiamo, ma questo è fiat creante, questo qui. Io personalmente ho sempre un piccolo sogno nel cassetto, nel senso di,
che non si realizzerà. Mi piacerebbe assai oggi riprendere tanti studi appunto di queste cose, gli studi di biologia, di anatomia, di chimica, di fisica, di astronomia, perché li guarderei con occhi nuovi. Ed è bellissimo guardare in questo modo, no? Quindi, ecco, però capiamo. Allora, la contemplazione di questo, cioè, noi nel fiat cliante, questi miliardi di atti fatti dall'Altissimo, possiamo vederli. I ciechi, ecco, li vedono come realtà isolate, quindi senza essere capaci di ricondurli al loro principio, ed è cosa tanto triste, veramente tanto. Tanto misera, tra l'altro, e tanto irragionevole, no? Perché la perfezione di tante cose, insomma, è l'argomento, diciamo, se vogliamo, filosofico più, ma più che filosofico, ragionevole, più evidente che attesta l'esistenza di Dio, no? Perché non è possibile creare cose così, cioè che esistano cose così perfette. E che, come dicono, ecco, gli stolti, mi si perdoni, insomma, questa espressione, anche se non sanno di esserlo, viene dal caso, caos che è anagramma del caos, caos significa disordine, ma cioè, cioè noi siamo circondati da perfezioni assolute, dentro e fuori di noi. Cioè, soltanto se uno andasse a sviscerare tutto quanto il corpo umano, altra informazione pazzesca, noi abbiamo 50.000 km di vasi sanguigni dentro il nostro organismo, 50.000 km. D'accordo? Se uno li mettesse tutti quanti, li stendesse in una linea retta, dalle arterie alle vene capillari a tutti i vasi sanguigni, che sono veramente una montagna, arriveremo a 50.000 km. Stanno dentro un organismo di 1,60 m, di 1,70 m, di 1,80 m. Come fanno a starci a 50.000 km? Io ancora lo devo capire, ma queste sono informazioni che dà la scienza con la, come si dice oggi, con la S maiuscola, quindi. Ecco, e allora, tanto per concludere, immaginiamoci i miliardi di atti santificanti che si producono nel fiat santificante, cioè quando si compie un atto nella divina volontà. Quale esplosione atomica sarebbe da peggio, insomma, di un'esplosione atomica, chiaramente in senso buono, in ordine alla gloria restituita all'Altissimo. In ordine alla grazia attirata sugli uomini. Luisa si stupisce, dice: ma io che sto a fare qua? Cioè, io sto dentro al letto, sto a fare mezza storpiata di netta, che mi metto a fare? Ma non serve fare niente di che? Cioè, vivere nella divina volontà non occorre fare chissà che cosa, occorre appunto la conoscenza e la comprensione di questo e l'attuazione di questo attraverso cosa? Attraverso gli atti. Attraverso gli atti. Il terzo fiat deve correre insieme con gli altri due fiat, deve moltiplicarsi all'infinito e in ogni istante deve dare tanti atti, per quanti atti di grazia si sprigionano nel mio seno, per quante stelle, per quante gocce d'acqua e per quante cose create sprigionano il fiat della creazione. Deve confondersi insieme e dire: quanti atti siete voi, tanti ne faccio anch'io. E la legge di espansione di questo terzo fiat, ancora, e così concludiamo, sarà simile a quella degli altri due. Abbiamo visto che sul fiat creante ancora oggi e ancora andrà avanti, stiamo crescendo nella conoscenza degli atti compiuti dall'Altissimo. Non fa niente che l'uomo non li attribuisca a lui, ma quando si scopre una nuova legge fisica, è aver conosciuto un altro atto degli infiniti sprigionatisi dall'atto unico del Fiat Supremo nel Fiat Lux, cioè nella creazione. La redenzione, dice Gesù all'inizio, la conosceva soltanto la Madonna, poi l'ha saputa pure Giuseppe per 30 anni a Nazareth. Soltanto Gesù, Giuseppe e Maria sapevano che c'era il Redentore, che stava già compiendo una montagna di atti redentivi, anche se nessuno lo sapeva. Durante i 3 anni di vita pubblica Gesù non ha conquistato il mondo, aveva pochi discepoli, 12 apostoli e un pugno di discepoli, lo vediamo chiaramente, insomma, dalle scene che ci raccontano i Vangeli sul Venerdì Santo, insomma, chi ci stava presso a Gesù? Nessuno. All'ascensione chi ci stava? C'erano
500 persone forse, 1000 persone, un po' pochine, no? Cioè ci stava sulla terra redentore del mondo, insomma. Ecco. Poi adesso i cattolici attualmente sono 1 miliardo, credo, 1,5 miliardi, non lo so, ma stiamo su queste cifre, quindi è andato nel tempo espandendosi. Quanto ci metterà ad arrivare al regno del Fiat Supremo? Luisa Piccarreta è morta nel 1947, è stata la prima a conoscere esplicitamente queste cose, nel senso che sono cose già contenute nel Padre Nostro, ma comprendere bene cosa significa Fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Poi poche anime, e poi le anime piano piano vanno ampliandosi, vanno dilatandosi, soprattutto di chi si rende conto della bellezza di tante cose, cioè non si dice nulla di assolutamente nuovo, d'accordo? Perché la divina volontà è la vita, punto e basta, d'accordo? Ma si comprende bene alcune cose che sono veramente di ampia portata. E così si andrà avanti, questo sono sempre stato convinto, no? Quindi questo è divina volontà che questo vada avanti, no? Quindi così come la divina volontà che il Vangelo giungesse fino agli estremi confini della terra, e c'è giunto, d'accordo? Perché non esistono luoghi, diciamo, almeno macro luoghi in cui l'annuncio del Vangelo in qualche modo non c'è in qualche modo arrivato. Così, certamente, Gesù troverà i modi, d'accordo, per dilatare sempre di più questo bellissimo mondo, fino, ecco, a giungere ad un sostanziale compimento del Fiat santificante, che, come dire, porta a perfezione in una unità l'opera compiuta da Dio nella creazione e nella redenzione, che permette all'uomo anche in questa terra di godere pienamente di tutti i beni che Dio gli ha dato e di ricambiare adeguatamente con l'amore tutto l'oceano di amore ricevuto, anticipando in questa dinamica, in questa vita, certamente non in forma uguale, ma in forma discreta, quello che è lo scopo della creazione, il motivo per cui Dio ci ha creato, che io sia eternamente felice. Non c'è altro motivo per cui Dio ha creato gli esseri intelligenti e la creazione stessa. Rendere partecipi le creature fuori di sé della sua infinita felicità, che è, come dire, una dotazione, una caratteristica essenziale del suo essere infinito amore. Bene, Santa Vergine Maria, oggi insieme con te abbiamo fatto questo grande viaggio, stupendo viaggio, ecco, di conoscenza e di comprensione delle opere sublimi del Fiat creante, redimente e santificante. Tu ne hai vissuto come diretta protagonista, una parte centrale, diciamo così, il Fiat Michi, quello che ha aperto le porte alla redenzione, che a sua volta ha aperto le porte alla possibilità di tornare a vivere nella divina volontà. E aiutaci, ecco, piano piano noi che ci stiamo accostando a questo mondo, come Gesù ha detto, ecco, a comprenderlo, conoscerlo sempre meglio, a viverlo sempre meglio. E se tu vuoi anche ad essere canali, piccoli, ecco, ma adeguati,
perché altri possano conoscere, ecco, questi doni immensi di grazia, questi tesori nascosti che Gesù ha lasciato alla sua Chiesa e su cui è bello e opportuno fare sempre maggiore luce, perché la nostra vita, ecco, possa diventare divina e possiamo diventare piccoli soli che splendono alla luce del sole divino che è Gesù. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.